Ciao a tutti ragazzi, questo è un video tutorial veloce e praticamente ho saputo che alcuni di voi vi dà l'errore del DLL, quindi vi faccio vedere come si risolve. Qui funziona al 90% dei casi e 10% dei casi no, quindi partiamo subito. Prima di tutto dovete andare su computer e andare su sul disco, andare su Windows, andare su poi sul file system32, copiare i due file così e incollarli semplicemente. Io ce l'ho già messi, quindi non copio nemmeno, non incollo nemmeno. Per chi ha il sistema 64 bit di Windows, cioè per vedere quanto bit è il vostro Windows, basta andare su computer sempre, poi andare su proprietà e guardare 64 bit, anche il mio, cioè il mio 64 bit. Quindi per chi ha 64 bit dovrebbe andare anche nella cartella sys wow 64, dovrebbe copiare sempre questi e incollarli. Cioè io vi direi di incollare da tutte e due le parti per essere sicuri, per non fare di nuovo, cioè per avere più sicurezza. Quindi finito qua il tutorial, ciao a tutti e alla prossima. Dovrebbe funzionarvi il hack, perché ho già provato con uno, funziona. Quindi comunque avete 90% di possibilità sì e 10% no. Quindi ciao a tutti, alla prossima tutorial.